Venerdì 9 marzo, ultimo segmento della settimana per la nostra trasmissione, tutto in 10 minuti. Si è fatto un gran parlare del risultato elettorale, vogliamo tornare non solo sul risultato elettorale, ma su ciò che accadrà da qui a qualche giorno. Un governo al paese, un governo al paese che dovrà essere dato in tempi brevi, ma prima di parlare del governo che attende, che dovrà essere dato al nostro paese, soffermiamoci sul dato elettorale venuto fuori dalle urne, un dato che ha sancito la netta vittoria del Movimento 5 Stelle, dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno. Una vittoria schiacciante e non c'è bisogno di commentarla. D'altra parte, se è vero che il Movimento 5 Stelle è stato il partito, la lista più votata, c'è anche un fatto: il centrodestra tutto insieme ha totalizzato più voti e quindi più seggi. C'è il Partito Democratico in caduta libera, abbiamo assistito anche alle dichiarazioni di Matteo Renzi, è dimissionario ma seguirà queste fasi da qui a quando ci saranno i primi accordi. E come non parlare di Liberi e Uguali, che invece ha deluso e anche tanto, perché è arrivato appena al 3%. Questo è il quadro generale, ma diciamo anche che nelle ultime ore, e sono cose proprio avvenute in queste ultime ore, c'è stato un incontro tra Matteo Salvini e il presidente della regione Liguria, Toti, che è anche poi il braccio destro di Berlusconi, e l'ipotesi di un partito unico è quello che in queste ultime ore sta prendendo piede, perché è un'ipotesi che sta bene sia a Forza Italia, ma è un'ipotesi che può essere benissimo sposata e anche con grande soddisfazione dalla Lega. E questo il quadro che si preannuncia per la 18ª legislatura. I risultati, come dicevo prima, sono alle spalle, si deve ora pensare a governare, ma chi governerà e soprattutto con chi governerà? Affrontiamo questo argomento, che è l'argomento del giorno, con un ospite è Vincenzo Rosana, ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie, ben trovati a voi, grazie per l'invito. Un'analisi ed obbligo, visto i risultati che sono venuti fuori, ma tu ti aspettavi veramente questi risultati? Beh, diciamo, i risultati erano già nell'aria, si sapeva di un PD in netto calo, non si poteva prevedere questo forte, pesante calo, ma qualcosa era nell'aria. Il Movimento 5 Stelle ha lavorato molto bene e quindi il risultato che è venuto fuori, non solo il Movimento 5 Stelle ma anche quello della Lega, non mi sento di definirlo un voto di protesta, semmai è un voto che è stato dato a coloro e lo hanno solo concretizzato, e si caratterizzano proprio per questo, Di Maio e Salvini, perché hanno proposto un qualcosa di nuovo, assolutamente non un voto di protesta, ma un voto che vuole segnare un cambiamento. Alla luce di ciò che sta succedendo, quale governo si profila? Chi andrà a governare il paese? Visto che c'è un po' di confusione.
A proposito del governo che si profila, c'è molto da lavorare perché ci sono due opzioni. Tu lo dicevi bene in apertura di trasmissione quando hai parlato di questo confronto che c'è stato tra Toti e Salvini, un confronto al vertice, si è parlato di partito unico. Allora, pensare solo al centrodestra è impossibile, pensare al Movimento 5 Stelle a capo di un governo è molto difficile da solo, occorre qualcuno. Paradossalmente non ha vinto le elezioni il PD, è rimasto lontano dal risultato che speravano, ma nessuno dei due, il centrodestra che vuole andare al governo, Movimento 5 Stelle che è titolato per fare il governo, lo possono fare da soli, quindi c'è il PD, tendono una mano al PD e nel PD c'è una guerra interna perché come ben sai c'è Emiliano che sta tentando di riprendere, non c'è bisogno di cercare fuori chi deve rifondare il Partito Democratico, dovrebbero rientrare i cosiddetti fuoriusciti da Bersani a Grasso, ma c'è anche da dire che si fa avanti il nome di Calenda. Calenda ha detto: io mi sono iscritto in un momento molto difficile, mi sono iscritto al PD, ma questa mia presenza può durare anche mezza giornata nel momento in cui il PD dovesse tendere la mano al Movimento 5 Stelle. C'è una particolare opzione ed è quella del centrodestra con il PD. Parleremmo di un patto del Nazareno al contrario, questa volta il centrodestra al governo con il PD che dà un sostegno. Ma attenzione, perché dall'altra parte c'è anche la possibilità del Movimento 5 Stelle di chiamare qualcuno a raccolta perché ci sono da eleggere il Presidente di Camera e il Presidente del Senato. Il Movimento 5 Stelle lì ha frenato un po' dicendo: noi siamo disponibili a trattare con qualcuno. Semplicemente una cosa che ancora non ho capito è anni fa, nel 2013, quando lo stesso problema vedeva all'attacco il Partito Democratico con la vittoria, o se vogliamo con la non sconfitta di Bersani, fu Bersani ad andare, penso il 9 febbraio del 2014, ci fu un breve incontro trasmesso anche online, fu Bersani ad andare a trovare il Movimento 5 Stelle. Oggi invece al contrario, dice Di Maio ma anche Di Battista, chi vuole trattare deve venire da noi, ma loro hanno vinto le elezioni, dovrebbero essere loro a cercare chi è il compagno di questo viaggio, che non vedo altri compagni se non proprio il PD, con una determinata epurazione che sarà operata dallo stesso partito, non dimenticando le dimissioni di Matteo Renzi, che avverranno dopo questa prima fase, ossia dopo il 23 marzo, il giorno in cui Camera e Senato si riuniranno per eleggere i rispettivi presidenti, e quello è già un segnale molto indicativo per il Presidente della Repubblica Matteo. Insomma, è una confusione totale, è un po' difficile comporre questo mosaico e dare quindi al Paese garanzie, certezze, sicurezza.
Sì, c'è una grande confusione da questi numeri che abbiamo sentito, si vuole recuperare Franceschini, si vuole recuperare Minniti, magari per una presidenza, ma se dovesse il PD accettare la proposta del Movimento 5 Stelle, chissà, qualche ministero di una certa importanza potrebbe essere dato anche al PD. Allora, in questa confusione, come l'hai definito tu, mi sovvengono le parole di Juncker prima del voto, quando disse: mi preoccupa la situazione di non governabilità dell'Italia. Parlava non solo dell'Italia, parlava anche della Germania, che ha trovato un governo dopo sei mesi dal voto. Oggi c'è la Merkel, è ancora alla guida per la quarta volta, ma il problema di Juncker era per l'Italia, proprio per questa situazione di non governabilità che oggi dobbiamo dare, almeno io do ragione a Juncker, questo problema c'è, si sta palesando in tutta la sua drammaticità, non abbiamo ancora le idee chiare del governo che verrà, con chi verrà e con chi sarà. Quindi dall'Italia si sono levate tante voci contro questa frase di Juncker, che si occupi dei fatti suoi, non intervenga laddove non ha competenza, ma l'Italia fa parte dell'Europa, è giusto che l'Europa punti lo sguardo anche verso l'Italia, e non è una situazione semplice, non è un'isola felice. Alla luce dei risultati si può dire che in Italia si respira aria nuova. Aria nuova con quella che è stata definita la sinistra moderna, ossia quella del Movimento 5 Stelle, aria non proprio nuova, e il populismo che invece fa capo alla Lega di Salvini. Sinistra moderna, così l'ha definito Scalfari, il fondatore di Repubblica, il vecchio, l'antico populismo che ha animato il leader della Lega, certo è sempre presente. Diciamo che hanno puntato su due momenti importanti e soprattutto su due argomenti molto importanti, mentre il Movimento 5 Stelle ha parlato di reddito di cittadinanza e ha fatto presa su questo argomento, e tanta gente, pensando specie nel meridione alle difficoltà economiche, alle difficoltà di poter trovare un posto di lavoro, ha visto in questo reddito di cittadinanza quasi un tocca sana. Dall'altra parte c'è Salvini, che ha puntato su un argomento molto forte, che è quello della riduzione delle tasse. Se vogliamo, sono due argomenti che interessano a tutti, non solo a determinate fasce. È vero, il reddito di cittadinanza sarà dato a coloro che hanno diritto a percepirlo, a prenderlo. La riduzione delle tasse riguarderà un po' tutto il paese, ma attualmente sono delle argomentazioni. Passerà ancora del tempo prima di arrivare al reddito di cittadinanza. In molti si fanno le domande: dove saranno presi questi fondi? Passerà anche tanto tempo per ridurre le tasse. Qualcuno ha voluto fare una battuta, dice: sta arrivando Babbo Natale. È vero, sì, lui porta qualche cosa di importante per Natale, ma nel caso specifico arriva Babbo Natale con un sacco vuoto, non c'è nulla. In comune però hanno una cosa molto importante: la lotta alla immigrazione, cioè dare delle regole certe, sicure, per dire una volta per tutte come deve essere affrontato il problema dell'immigrazione, ma anche lì non sono per nulla fiducioso.
Grazie a Vincenzo Rosana, siamo alla fine. Prima di salutarvi voglio darvi i numeri del nuovo Parlamento, dove prevalgono le formazioni di centrodestra con 262 seggi alla Camera, così suddivisi: 119 per la Lega, 105 per Forza Italia, 38 per Fratelli d'Italia e altri partiti e movimenti minori. Movimento 5 Stelle 226 deputati, Partito Democratico 108 deputati. Questo per ciò che riguarda la Camera. Al Senato la situazione vede sempre in testa il centrodestra con 135 seggi, così suddivisi: 58 alla Lega, 56 a Forza Italia, 22 a Fratelli d'Italia e ai movimenti o partiti minori. Movimento 5 Stelle 112 senatori, Partito Democratico 52 senatori. E voglio chiudere con una curiosità. Come sapete, a presiedere la prima riunione della Camera sarà il deputato che ha preso più voti, quindi si dice in gergo il più anziano. È una norma che vale anche per il Senato, però qui non parliamo di anzianità di preferenze, ma di anzianità, proprio è il caso di dirlo, di età, l'età anagrafica. E pensate un po', ha fatto un po' tutto, è un grande uomo, è Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica. Spetterà a lui, dall'alto dei suoi 90 e passi anni, presiedere la riunione, la prima seduta del Senato. È tutto, grazie, l'appuntamento è per lunedì prossimo. Vi annuncio già il tema: parleremo ancora di risultati elettorali nazionali, ma ci soffermeremo a Noto, parleremo del successo del Movimento 5 Stelle. Avremo con noi Salvatore Gionfriddo e Michele Castobello. È tutto, a lunedì prossimo.